Non hanno il fascino retrò del cinema parrocchiale reso celebre da Giuseppe Tornatore, ma la capacità di tessere una rete solida di rapporti comunitari è la medesima. L'ACEC ha realizzato una ricerca nazionale intitolata I nuovi cinema paradiso, presentata nella Sala Sant'Agostino di Palazzo Broletto. Alberto Burlò e Maria Grazia Fanchi, docenti dell'Università Cattolica di Milano, hanno curato il volume edito da Vita e Pensiero. La ricerca ha coinvolto ben 272 responsabili di sale della comunità e 168 parroci in tutta Italia. Non avremmo mai immaginato, sulla base dei dati di allora, un futuro come quello che ci siamo ritrovati di fronte 10 anni dopo. Quindi le sale, che allora sembravano comunque fortemente in difficoltà, hanno mostrato complessivamente una capacità, ad esempio, di rinnovamento, la vitalità di continuare anno per anno a attivare o riattivare nuovi luoghi in cui trovarsi, che era imprevedibile 10 anni fa. Quindi il futuro è un futuro probabilmente in cui le cose che le sale stanno già facendo, quindi la presenza in particolare nei piccoli centri, la capacità di dialogare fortemente con il territorio e con le realtà locali del territorio, sarà ancora più presente di quanto non sia oggi. In termini di pubblici, difficili anche qua sono le previsioni, certo, forse di fronte alle sale si aprono due pubblici strategici, che sono uno, quello dei bambini, su cui c'è una rinnovata attenzione e in cui l'attenzione è cresciuta proprio da parte delle sale in questi anni, e l'altro è anche il pubblico degli over 65, che è un pubblico in crescita, interessante, e a cui forse le sale sono in grado di proporre un servizio ritagliato ad hoc più di quanto non possono fare altri esercizi commerciali. Il circuito ACEC bresciano può contare su 30 sale della comunità che fanno cinema. 4 sono in costruzione o in fase di progettazione, 9 sale cinema potenziali e 12 ad uso prevalentemente teatrale. Nella provincia di Brescia e nello stesso comune di Brescia sono presenti molte sale della comunità. Sono una realtà, come vi dicevo, attiva per molti casi da oltre 40 anni, ma contemporaneamente si è anche negli ultimi 10 anni assistito alla riattivazione di sale della comunità o addirittura all'apertura, alla creazione di nuove sale, in assoluta controtendenza rispetto a quello che sta accadendo nel resto del paese e anche in Europa, perché, come sapete, appunto gli ultimi 10 anni con la digitalizzazione hanno determinato una contrazione dell'esercizio. Le sale della comunità e le sale della comunità nel territorio bresciano invece stanno riaprendo, si caratterizzano per un'attività culturale molto intensa che unisce al cinema, che continua ad essere l'attività prevalente, anche l'attività teatrale, e una grande attenzione a tutto l'aspetto del confronto, dialogo intorno ai temi che sono in questo momento in agenda. È una grande attenzione ad entrare in relazione e in dialogo con le istituzioni scolastiche, con le amministrazioni locali e anche con altre associazioni che sono attive nel territorio, andando così ad operare in una chiave di sinergia e di complementarietà, che è indubbiamente una delle ragioni per le quali appunto le sale sono presenti da così lungo tempo e sono una realtà così importante. I numeri testimoniano la vitalità delle sale bresciane, nonostante la fase di crisi per il cinema. Le sale della comunità stanno rifiorendo.